Buongiorno, buongiorno Gemmine, finalmente mi è tornata un pochino di voce, Tornata, ben più o meno, parola. benvenuti nel primo vlog ufficiale Benvenuti in Australia. in Australia, oggi è il nostro primo giorno, abbiamo dormito tutto il tempo nell'aereo, tipo 14 ore, e poi abbiamo dormito di nuovo tutta la notte, eravamo stanchissimi, Non abbiamo so dormito il perché. doppio, non lo so, però Ci comunque siamo ci siamo svegliati più o svegliati meno col fuso bene, orario giusto, sì, più o meno. esatto. Quindi adesso ci siamo sistemati e andiamo a esplorare. Tra l'altro oggi è il compleanno di Cesar. Auguri, Oh, 31. amore. 31. E ha espresso il desiderio di andare in un posto. Quindi dopo ci andiamo. Cosa, allora, fermate il video in questo punto. Cosa mangio o cosa avrei mai chiesto per pranzare oggi? Secondo voi andate nei commenti. Però non soltanto si tratta del cibo, ma anche della Sì, location. quindi andate secondo voi nei commenti, location e cibo, così Quali sono le due vediamo passioni di se Cesar? ci riuscite. Comunque, noi andiamo a esplorare e vi portiamo con noi, ovviamente. Comunque ragazzi, allora, questo è un piccolo room tour. Noi adesso siamo arrivati in un hotel, ci stiamo appoggiando in un hotel. Abbiamo prenotato fino al 24 dicembre che c'era spazio qui. In realtà più che hotel è un ostello, però è diciamo molto bello, il giusto diciamo. Però siamo praticamente in centro a Melbourne, quindi adesso vi spiegheremo meglio come funziona qua l'organizzazione della città, però questa è la vista dalla nostra finestra. E Ho qui messo anche le Francia ha già messo cucine le della lucine. notte. Qui c'è il letto. Ok, ci siamo portati le lenzuola da Roma, anche il calendario dell'avvento lì. Lì c'è una piccola lampadina che ci fa comodo la sera. Qui c'è il riscaldamento che per fortuna non funziona, cioè non serve, però comunque non fa caldo, però non fa freddo. Ma non doveva essere estate? Cioè, Una guardate come mi sono volta. vestita, fa Sì, freddo. io pure ho la giacca, in Cioè, realtà è primavera, per cui la primavera è un po' pazza, io ho dai. portato solo questa giacca. Molto male, io ti ho detto di portare altre cose, vedi? Comunque. Qui ci sono due scrivanie piccoline, sono un po' macchiate, ma vabbè, pace. Voi avevate troppe aspettative, alcuni nei commenti. Non vedo l'ora di vedere la bellissima casa. Ma raga, un attimo! Ragazzi, calmi. Più che altro Non c'è la perché casa adesso fuori. parleremo anche del tasto dolente dell'Australia, che sono le unità abitative, cioè veramente un tasto dolente. Chi vive qua, che sta qua, sa bene di cosa parlo. Comunque. Doppia scrivania molto comoda per lavorarci al computer, organizzarci. Io intanto ho messo la scatola delle scarpe che è piena di medicine, cose da vecchietti. E là dietro c'è un ammucchiamento di cose selvagge, tra cui la tazza di Starbucks nuova. Qui ci sono il mio zaino, la valigia. Qui Beh, c'è. avete pure la spazzatura, Sì, non qui lo c'è la so, cioè. spazzatura di quello che ci siamo mangiati in questo periodo. Qui c'è Questo un'altra periodo, valigia. ma Qui pare che siamo qua da anni. c'è l'armadio. Con le nostre scarpe e i vestiti, qua ci sono le mutande, tutte le Vabbè, cose, finite là pure le mutande, c'è non lo so. la dispensa, diciamo, mettiamo il nostro cibo lì, qui c'è la moka che ancora non abbiamo utilizzato perché non abbiamo ancora il caffè, Sì, abbiamo comprato soltanto un ramen e un tè niente, alla menta per la gola, basta. sì, quindi in realtà quello è. Di qua c'è lo scaldacollo che è molto comodo e poi qui c'è il bagno che devo dire che è enorme, non ha un poggia saponi però. Li mettiamo lì per terra, vabbè. C'è una doccia, è spaziosa. Qui c'è un'altra finestra che dà anche su una sorta di cortile, così c'è anche tanto sole. Qui ci sono le ciotoline del cereale che ci siamo mangiati, un paio di tazze e l'adattatore che ci siamo portati dall'Italia, che adesso spengo qua perché la presa in Australia è fatta in questo modo, vedete? Sono due stecchette tipo quella americana, ma piegate. Quindi questa è la situazione. E diciamo che il lavandino ci sta, qui c'è uno specchio grosso e basta. Tutto Quello che ci serve. quello che ci serve, quindi adesso questa è la parte privata, diciamo. Noi vi dirò anche, parleremo anche di cifre, dai, perché no? Noi per queste, non mi ricordo quante notti sono, comunque abbiamo fatto il check-in l'8. L'8. L'8 dicembre, dall'8 dicembre al 24 dicembre, 1013 euro per due, cioè nel senso tutti e due. È qua è Quindi caro tutto. è un ottimo prezzo perché diciamo che per una situazione simile in un hotel ma anche da altre parti, tipo Airbnb, così ti partivano 2-3 mila euro.
Qua è carino perché è ostello, cioè si può anche dormire insieme, ci sono altre stanze dove Sì, la gente quelle dorme tiè insieme. castello. Noi però pagando un po' di più abbiamo la stanza come se fosse l'albergo Privata, con col bagno col bagno. privato e sotto ci sono anche le cucine molto Adesso carine vi dove si facciamo può vedere. cucinare e tutto quanto, quindi bene, ci sta. Ok, io ho chiuso. E questo è il corridoio, vedete. Qui ci sono le altre stanze. Niente di particolarmente eclatante, quindi siamo al secondo piano. È stata un'impresa portare su queste, cioè le valigie, la sera che siamo arrivati perché Senza ascensore. eravamo stanchi morti. Qua ci sono altre stanze. E adesso vi faccio vedere, prima stamattina c'era la partita di calcio dell'Argentina e quindi c'erano i ragazzi argentini che si guardavano la partita. Comunque, questo cartello è molto bello, ieri l'abbiamo letto, ve lo lascio così. Qua ci sono le aree comuni, profumo, stanno cucinandosi. Qua c'è il parcheggio per le biciclette, vedete? E poi qui ci sono gli armadietti, questi qua praticamente sono dove ci sono le posate, le cose nostre, diciamo il numero nostro è questo qua, il 15. E niente, cioè questo viene rifornito da loro adesso se non c'è nessuno. Se vi faccio, vabbè, questa è la cucina, vedete ci sono tanti fornelli. Questo frigorifero è il nostro, quello è il secondo. E in fondo c'è la reception che è chiusa in questo momento. E poi di qua si esce verso la strada. Qua c'è. Ci sono ancora i ragazzi che piangono perché l'Argentina ha vinto. Ah, c'è un albero di Natale orrendo. Ok. Ma no, è carina, dai. Diciamo che la situazione è molto bella perché è qua, questa continua ad essere la sala, diciamo, comune, non si vede niente, c'è il riflesso, perché siamo praticamente in un quartierino residenziale, quindi ci sono tutte queste casette così basse. Appare un Carlino. Che Ah, sì. carino. E poi c'è questa stradina, vedete? Una stradina secondaria che praticamente dà l'affaccio sulla nostra stanza che era qua sopra. E quello che abbiamo notato, soprattutto dai profumi che arrivano, è che c'è una sorta di forno, di Cornetteria. cornetteria, sì, guardate, fa i cappuccini, fa tutto quanto, ma è un ex magazzino, oh, che spettacolo. Oh, qui ce n'è un altro. E quindi c'è la fila, ammazza quanta gente che c'è. Però Sembra molto buono, sì, sì. sembra molto buono. Poi anche lì di fronte c'era un altro Maple qualcosa, bar credo. Pieno di posticini carini, guardate questo. Questo che abbiamo fatto vedere adesso si chiama Small Patch. Comunque Quindi non me l'aspettavo così la città, tipo con tutte le casette sì, è basse. veramente Pensavo più strana. tipo stile New York. Invece è molto simile anche a Guadalajara. Sì, Queste allora case basse col diciamo tetto. che intanto la guida, come vedete, è a destra, quindi tutto al contrario. Poi ci sono questi contrasti. Questo sarà il nostro quartiere per i prossimi 15 giorni circa. Nel frattempo noi adesso siamo alla ricerca di una casa, come ovviamente potete sperare, cioè potete immaginare, però allora qua il discorso è, in Australia. Sì, ci sono un sacco di cani. Questo è quell'altro che ti dicevo che ho visto ieri. È praticamente. No, ve lo faccio vedere che è troppo carino. Guardate, ci sono questi tavolini, cagnolino, e poi c'è questa sorta di cosa industriale. Vedete com'è fatto? Tipo un magazzino abbandonato che qualcuno ci ha fatto, cioè, una rimessa e di qua. Una cosa da mangiare, cioè è troppo bello questa cosa. E poi Vedi, queste come in case Messico che ci sono i tacos all'autolavaggio. nell'autolavaggio, sì. E poi guardate le case come sono particolari, vedete questa? C'hanno questi portici fatti anche con dei dettagli molto interessanti in ferro, quindi c'è artigianato, come si chiama? Fabbro, diciamo, un fabbro spettacolare, ha fatto quella roba. E poi qui purtroppo abbiamo dei cantieri, vabbè, ma purtroppo intendo, ma perché sono brutti da vedere, però guardate i contrasti, cioè qui dietro abbiamo i grattacieli iper moderni, noi intanto stiamo camminando sulla pista ciclabile, vabbè, Grazie.
E qui a fianco abbiamo una chiesa del, che ne so, del XIX secolo, una cosa un po' di pietra, molto europea. Quindi è un contrasto Strano, interessante, sì. fa impressione, ma le prime cose da dire sono molto curata la città, molto bella, i marciapiedi, tutto quanto, e poi guardate qua, Vedete i sbam! negozietti tutti quanti tipo bassi? Cioè, che roba! Fa impressione qui, e qui davvero sembra New York. Un po' con questa strada che scende, che c'è il tram con queste casette, richiama un po' San Francisco con i grattacieli dietro. È veramente carina, cioè una bella situazione, sì. Noi adesso ci troviamo esattamente in corrispondenza di questa fermata del tram, diciamo questi binari, la fermata è lì. Noi Ma ci questa non è la troviamo. strada dove siamo scesi dal tram. No, questo è un altro tram, però questo. La cosa positiva che ha è che rientra in un'iniziativa che ha fatto il governo di Melbourne che si chiama Free Tram Zone. Quindi praticamente è una zona, quella più centrale. Questa zona si chiama così perché i tram sono gratis per tutti. Quindi è molto bello e molto comodo perché noi uscendo dal nostro ostello abbiamo subito già i mezzi pubblici gratis per visitare tutte le principali attrazioni. Quindi anche questo è una chicca. E adesso dai, andiamo, esploriamo. Allora, ragazzi, noi siamo arrivati al Queen Victoria Market, vedete, qua c'è scritto. È praticamente un mercato, ortofrutta, fiori, c'han fusaglie varie, qua c'è di tutto e di più, c'è anche una zona per mangiare. Adesso entriamo, così scopriamo Che bello, che tutto c'è. quanto tipo antico, no? Sì, con questi mattoni rossi così. Questi Guarda, qua ci sono ferri qui. anche delle foto di come era fatto prima. Cioè, però, voglio dire, 1877, questi dettagli. È veramente bello, è surreale in un posto così remoto trovare una roba così europea. Però. Ma lo sai che mi sembra, anche se non ci sono mai stata, tipo New Orleans, Sì, New Orleans, è vero? quello che avevo pensato. Con questo ferro così. Guardate poi il contrasto con i grattacieli moderni. Adesso entriamo nel vivo del mercato. Che spettacolo! Che bei fiori. Qua ci sono un sacco di caffè, questo è caffè Trombetta. Qua ormai diciamo che è tipo mezzogiorno, quindi penso che l'ortofrutta tra un po' se ne si toglie, infatti tanti banconi sono chiusi. Un'altra cosa che merita una mention è il fatto che la frutta e la verdura in Australia sono molto buoni, hanno questa fama perché loro hanno un clima praticamente tropicale in certi punti, per cui la frutta e la verdura vengono fuori buone. Guardate Che che mango, profumo che c'è di frutta. c'è veramente un profumo. E quindi loro hanno questo pro che tanti paesi del nord Europa non hanno, e anche gli Stati Uniti hanno questo problema. Quindi, cioè i mango, io ho visto dei mango che Ce così l'ho buoni, appena messi. l'ho solo visto in Messico così buoni, anche degli avocado molto buoni. Quindi, poi guardate, cioè, sembro pazzo, però, cioè, è incredibile questi contrasti così, sono surreali. Qua ci sono dei libri. E di là in fondo c'è la parte delle cianfusaglie. Qua c'è una petta che vende ciambelle. Street food of Rome, le ciambelle. Bah. Comunque ti senti a casa, dai. Carino, c'è di tutto qua. Un sacco di cianfrusaglie. Non ci si sente, amore, se non ti giri di qua, Ok, eh. finisce la parte del caos e si vedono i grattacieli. Che stanno Ok. fanno? La cosa, la La fiera. paella. Wow. Guarda qua. Che carino. Molto bello. Allora, qua sembra pienamente di stare a Manhattan, sia dal punto di vista dei grattacieli, del tipo di macchine che ci sono in giro, macchinoni grossi, soprattutto dal caos, c'è un sacco di, ecco appunto, un sacco di rumore, un sacco di ambulanze. Comunque è alto, è altissimo tutto. E collegandoci di nuovo al discorso dell'emergenza abitativa che c'è qua a Melbourne,
Dicevo che è difficile trovare una casa perché praticamente, oltre al fatto che ovviamente ce ne sono poche in città, e a meno che non vai fuori se ne trovi più facilmente, e i prezzi sono molto alti, ok? Ma se per caso questo non fossero due motivi, diciamo, sufficienti, c'è anche un discorso di burocrazia, cioè i proprietari di casa, quelli che affittano le case, ti chiedono un sacco di referenze, un sacco di, cioè, stipendi, ovviamente australiani, di almeno 1-2 anni, cose così, ognuno si inventa quello che vuole. Quindi noi comunque siamo in contatto, stiamo cercando tramite sia individualmente, sia tramite dei siti, sia anche agenzie, eccetera, però è complicato. Quindi in un primo momento, finché noi creiamo un record, diciamo una sorta di storiale che noi siamo qua, che dimostra che siamo delle persone affidabili, dovremmo cercare probabilmente delle case con coinquilini, tipo flatmates, queste cose qua. Quindi, ma penso che sarà l'unica opzione per cominciare dopo l'ostello. Quindi il passaggio successivo è prima ostello, poi quello. Guarda questo. Chinatown, dico, amore. Da qualche parte qua. Ci sono un sacco di cose cinesi fighissime. Sì, e poi questo grattacielo è particolare, in quanto di oro. Franci è contenta per tutte le cose asiatiche che stiamo trovando. Comunque. Asiatico come quelli di Hong Kong. Sì. Ispira, eh? La prima stranezza che non mi aspettavo, perché da ignorante non mi ero documentato al riguardo, è Burger King in Australia si chiama Angry Jack's. Ma sei sicuro? Non lo so, l'insegna è identica. Lo so. Pure quindi lo scopriremo vivendo, però. È la prima stranezza. E poi ci sono un sacco di 7-Eleven. Sì. 7-Eleven praticamente ad ogni angolo. Che bello qua, vediamo. Melon pan. Questi si stanno riscaldando. Con le cose qui al sole. Qualcuno ha perso il portafoglio, amore. Che bella questa strada. Penso che questo sia proprio il centro. Hanno perso il portafoglio. Hai visto? Qua c'è un macello, c'è tipo un negozio Disney con un sacco di fila. Non so per quale motivo. Ci sarà qualcosa allora, forse. Comunque questa sì, penso sia proprio la strada, quella dei negozi, devo avere il corso. Il municipio dovrebbe stare qua a destra. Ok. Che macello di gente qua. Ha detto Cesar che questi siamo noi in questo momento, che non ci stiamo capendo niente, siamo sopraffatti dalla grande città. Tipo, ma dove siamo finiti? Che è tutta sta gente? Questo, ma do anche quello. Ti guardo sopra. Questo qui dovrebbe essere il municipio. Tutto addobbato per Natale, guardate che carino. Male, esatto, molto bello. Abbiamo trovato Starbucks. No, vabbè, mannaggia. Oh. Quante tazze possiamo comprare, amore? Che belle! Ma guarda queste, sono bellissime. Questa è la stessa che abbiamo comprato. Sì, è vero. Ma che belle, le voglio tutte. Allora, noi non abbiamo resistito e abbiamo preso un red velvet latte. Prima volta che lo vedevo. È buono? Sa di red velvet? Ammazza, buono. Meno male. E per la gioia di Cesar siamo arrivati alla stazione centrale. Ti piace, amore? Beh, bello. Buon compleanno. Grazie. Ti ho portato qua. E guarda che con gli orologi è fatta strana quella cosa. Siamo un po' in mezzo alla strada, no, però. Fermo. Qua siamo bene. Ok. Là era la strada. Ok. Molto carina, eh? Sì. Dall'altro lato invece c'è questa chiesa. Molto bella. Che non so qua come si chiama. Shibuya. Guarda quanta gente attraversa. Shibuya. Di fronte alla stazione c'è tipo questo.
Boh, tipo un festival di cose di Natale qua. Vediamo un po' che c'è. Cioè comunque è Natale a maniche corte tutto. Sì. Però non fa così caldo, cioè non capisco perché stanno a maniche corte. Cioè, noi stiamo bene. Noi che siamo vecchi, cioè abbiamo una dici, certa età, siamo vecchi? Non lo so. Io sto bene col maglioncino comunque. Molto molto carino qua. Ragazzi, qui allora, c'è la fontanella. Sapete quanto ci teniamo noi che veniamo da Roma e quindi ci sono le fontanelle, l'acqua è gratis. E anche qua è gratis. E ci sono tante in giro. Abbiamo letto e poi l'abbiamo anche provato che l'acqua dell'Australia è una delle più buone del mondo, vero? Questa qua di Melbourne, così diceva. Infatti abbiamo bevuto in bagno anche nell'ostello e sa proprio di acqua della bottiglietta, sì, molto molto buona, che bello. Ma è fresca almeno? Sì? Bene. Noi eravamo lì in quella piazza e di qua c'è il fiume. Che carino pure qui. La Torre Eiffel. Qua è tutto troppo strano. E lì c'è lo stadio. Qua ci sono le decorazioni di Natale. In quel ponte c'è scritto Merry Christmas. Lì c'è uno tipo uno scozzese che suona. C'è di tutto. Dei ragazzi russi contro la guerra. Ah, è vero. Stanno facendo una manifestazione. Qui ci sono i koala. Che carini. Questo parco è troppo bello. Mi ispira troppo palme, per fare un picnic, vero? Guarda quei fiori lì. Comunque, e anche là. Bellissimi. La natura qua è forte. Questo cioè, questa è una magnolia. Sì. E questi sono gli stessi alberi che stanno sul Lungotevere, che sono castagne tipo. Non lo so. Sono uguali pure con questa forma. Qua manca solo il Tevere, guarda. Ed è uguale a Roma. Sì. Uguale. Lì penso che stanno mettendo i fiori intorno a quell'orologio, però ancora non hanno finito. Molto molto bello. Edward VII. Ovunque ci giriamo ci sono cose belle che vogliamo farvi vedere. Guardate questi grattacieli lì sopra con quella cosa lì dorata. Poi sotto c'è una fontana. Qua c'è il tram. Il tram. Un'altra statua. Fitzgibbon. E chi è? Boh. E qua un'altra fontana molto bella. Che bello questo coso di fiori. Che cos'è? Una faccia? Australian Narcissus. Sì, è una faccia. Siamo tipo nella zona dei giardini. Che bello. Ai caduti, ai vari caduti, okay. Nelle guerre, nelle cose. Quindi è un posto solenne. Molto bello, mi ricorda un po' Washington. Washington, sì. Vero? Noi ci ricorderemo di loro. We will remember them. Qua c'è il memorial per i caduti in guerra. Nelle guerre. Questo è quelli della seconda guerra mondiale, 39-45. E mi sa che hanno fatto qualcosa perché ci sono tutte queste sedie, c'è vedete? Veterani, guarda là, c'è il sì. Gruppo. Tutti quei signori col cappello. Si sono riuniti oggi per qualcosa. E poi ecco, un'altra nota da aggiungere alla lista. Cappello, raga, perché il sole qua. Sì. Noi siamo entrati nel memoriale. Ci sono un sacco di fiori. La bandiera dell'Australia. Che bello il tetto. Noi siamo scesi al piano di sotto, dove c'è un museo. La cripta con il museo. Non so se oggi c'era l'ingresso gratuito perché c'è una qualche commemorazione di qualcosa. Comunque cioè siamo entrati senza pagare niente. Sì, e non c'era scritto nulla, quindi meglio così. Queste luci. Qua c'è una nave.
questa vetrata. Guardate che belle tutte le medaglie. Sono tantissime fino a là. Sacco. Pure l'uscita è bella di questo museo, guarda un po'. Che spettacolo. Eh sì, mannaggia. Sai che cosa mi ricorda qua? Quell'altro. Sì, mi sa sempre a Washington che c'era una statua al centro, tipo di una cosa del genere. Una statua di un presidente, tipo. Quella di Lincoln? Forse. Sì. Ma guarda lì che bello, la piramide. Oh, vedi che bella. Molto bella, sì. Siamo rientrati nel museo perché ci siamo resi conto che sopra c'era questa terrazza. Quindi volevamo salire. Oddio. Hai visto, amore? Quel fiore? Che bello, un papavero. A quanto pare è il fiore simbolo. In fondo stanno facendo una specie di parata. Sempre con quelli scozzesi. Allora, noi abbiamo preso il tram per venire a mangiare nel posto dove voleva venire Oh, Cesar. guarda tacos. Tacos. E guardate questo negozio. Troppo carina questa camicia con i koala. Mi piace un sacco. Come si chiama? Princess Highway. Troppo caruccio. Questo quartiere comunque dovrebbe essere Fitzroy. Un po' strano. Sembra un po' Camden Town. Con Mi sembra questi palazzi Melbourne, cioè la bassi. parte Vero? più esterna, più periferica di Melbourne, sembra Camden Town, un po' tutta. Sì. Allora ragazzi, siamo arrivati. Allora, bisogna salire delle scale. Questo quartiere è un po' particolare. È molto street, diciamo. Certo che sembra più buio di quello che in realtà è. Però, che profumo. Qua c'è la cucina. Ok, eccola lì. Spettacolo. Sono dei treni sul tetto di un palazzo di quattro piani. È parecchio pieno. Ecco dove abbiamo mangiato, là sopra. Era veramente molto buono, è uno degli hamburger più buoni che abbia mai mangiato, devo dire. Non ho la voce, scusate. Qui ci sono dei ragazzi che si sono laureati oggi, o diplomati, non lo so. C'hanno la toga, come nei telefilm Lì c'è un grande cartello che ha americani. scritto Esatto, lì Congratulations c'è scritto Graduates. Congratulations graduates. Quindi, Auguri. auguri. Comunque sì, siamo arrivati a piedi dall'hamburger per smaltire un po'. Fa caldissimo, troppo caldo. Ora cerchiamo una fontanella perché ho sete. E poi ci sediamo un po' Questo all'ombra, parco è molto nel bello, parco. eh? Sì, senti che profumo di È gelsomini. che guarda, ci sono questi che loro li Tipo usano tipo siepi. cespuglietto. Tutto gelsomino questo. Quindi noi siamo venuti a fare la nostra prima Col ciupo spesa, pazzo. abbiamo preso il carrello, per Buono. ora abbiamo preso una cipolla e un Burro burro d'arachidi. d'arachidi, però dovremmo comprare un po' di cose basiche, che ne so, tipo riso, pasta, Un po' di sugo, queste verdure. cose così, un po' di verdure, sì, quindi mo diamo un'occhiatina. Qua vanno pazzi per quella cosa marmite, però ce l'hanno di tutte le salse. Pizza, nacho, cioè, ma di che sa sta roba? Io non l'ho mai assaggiata, ma ho sentito dire che fa schifo, quindi non la comprerò. Vi faccio un po' intravedere che cosa hanno. Burri d'arachide, marmellate, miele, che però nel altro super l'ho visto più economici i mieli, quindi non lo prendiamo qua. Qui ci sono tutte tipo tortillas, wraps, piadine, cose così. Buone, devo dire.
Sembrano buone. Ci sono anche di vari gusti. Un po' di pizze surgelate, c'è la pizza ristorante come quella italiana e c'è hawaiana. McCain Chicken Tandoori, mamma mia. Altre hawaiane della McCain. Poi ci sono queste pies che mi ispirano tantissimo. Magari ne prendiamo un pacchetto, perché nella cucina c'è anche il forno, così possiamo farle. O poi dovremo prendere i piselli surgelati, che possono sempre servire. E queste che sono le patatine, credo quelle dolci surgelate, che in Italia non ho mai trovato. Buonissime. Brown per la English breakfast. Qui ci sono un sacchissimo di gelati, vi faccio vedere un po'. Buoni, Oreo. Buonissimi. I Ben & Jerry's. Guarda cosa ho trovato, amore. La compriamo? Questa è italiana davvero, perché la pizza ristorante in Italia c'è, quella della Cameo, quindi Hawaii. Sì, come in Germania si chiama così anche. La prendiamo? Abbiamo trovato il reparto messicano. Tortillas, cipotle. Guarda quanti, della morenita. Noi siamo una family, quindi... Amore, refried beans. Che buoni, jalapenos. La costegna, salsa guacamole. Mazza quanto costa però. Io la ciurrula. Ci sono i chile de arbol, amore. No, vabbè. Vabbè, noi dormiamo in questo supermercato stanotte comunque. Posolito. No. Allora, noi abbiamo pranzato. Adesso siamo venuti a fare un giro a South Bank, si chiama. Oddio, mi sta volando tutto il vestito. South Bank si chiama qua. Cesar mi ha comprato al supermercato delle caramelle per la gola, quindi sto molto meglio finalmente. E ci siamo dati appuntamento con una ragazza di voi che ci segue in un ponte dove c'è scritto Merry Christmas, che avevamo visto ieri. Il problema è che adesso ci sono siamo due. Arrivati e ci siamo accorti che ce ne sono due con la scritta Merry Christmas, quindi speriamo di trovarci. E sì, questo è un quartiere diverso, ieri non c'eravamo stati. Quindi stiamo cercando di esplorare tutta quanta la città, anche per decidere poi dove andare a vivere, esatto. Per ora, perché abbiamo visto delle case. Dove stiamo noi è bello. Sì, cioè, ci piace. Perché è collegato. Sì, sì, sì. È una bella zona, è tranquilla. Lì vicino al mercato, sì, Vittoria. Nord Melbourne, si chiama. Qui è più, cioè, città tipo New York, con tutti questi grattacieli così. C'è più banche. Esatto. Guarda che carini, koala. Vedete che questo è quello con scritto Merry Christmas, eppure quello là. Però mi sa che era quello, vero? Questi sono tutti i paesi del mondo. Ah, come mai? Non lo so, stavo cercando di capire. Ah. Che sedia, e le cambia, le rifitture, ci rimette la pizzeria nuova. Molto carina come cosa. È bello, perché così anche... Sai i cartoni, quelli tipo dei cornetti, sì, sì, sì. Tutte quelle cose. Buongiorno, così. Ieri abbiamo comprato questo. Perché ancora non ho bene la voce, non voglio sforzare la gola. Buono. Non fatelo a casa. No, amore, che schifo. Oggi facciamo i pancake con il burro d'arachidi. Perché lo sciroppo d'acero costava tipo $12. In questa bellissima, bellissima padella, molto dritta e molto pulita. Che belle tazze, veramente sfondate. Però il preparato costava soltanto $1.50 ed è venuto perfetto, guardate. Diceva di aggiungere solo l'acqua, però noi abbiamo messo anche un po' di latte, così venivano più buoni. Però ci sono ancora un po' di grumi, amore, devi sbatterlo un po' meglio. Ma sempre Lazio. Sbatti, sbatti, sbatti. Bravo. Ecco là che mo si leva il tappo e te lo butti tutto nella schiena. Che cosa stai facendo, amore? E sei incastrato. No, vabbè. E questo è il pancake. Buongiorno. La vicina all'altra tazza. Guarda, 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 guarda che casino. Ok.
Buondì, buondì. Noi oggi siamo venuti in centro a fare un po' di cose utili, tipo il numero di telefono, andare in banca, altre cose. Però ho visto un negozio dove volevo entrare e quindi ci siamo fermati tipo a dare un'occhiata. Si chiama Kmart e avevo visto che era tipo un negozio abbastanza economico di cianfrusaglie, sia vestiti, diciamo tipo un OVS, Primark, sì. E quindi c'erano un po' di cose di Natale, vi voglio far vedere perché sono troppo carine. Guardate questo segnale, tipo così. Poi dopo nei commenti mi dovete aiutare, così se serve mi fa comprare tutte queste cose. Tipo mi piace quello, poi mi piace un sacco anche questa casetta, guarda che carina. Che materiale è? Plastica? No, è di... Coccio? Tipo coccio, sì. No, e poi ho visto che ci sono tipo dei pigiami super carini. Guarda quanti, ce ne sono tantissimi, guardate questi pantaloni, che spettacolo. Con i pancake, l'avocado toast con l'uovo. Dopo il pancake fail. Troppo carini, sì, mamma mia. Dobbiamo comprare una padella. Se la troviamo una che costa poco la compriamo, perché comunque non riusciamo a trovare, si attacca tutto. Sì, poi non, vabbè, ci rifugiamo nello shopping. Cioè tipo guarda questo amore, con i cagnolini. Wow. Ah, stiamo scendendo sotto, ci sono bici, piscinette, cose di elettronica, un sacco di cose. Cose per i massaggi. Per andare al mare. Oh, piano sopra per la casa, ora sì che si ragiona. Qui ci sono delle cose carine, tipo delle tazze natalizie, molto carine. Guarda amore, questa era quella che mi piaceva, l'avevo vista su internet. Quanto costano? 9 dollari, ma dentro c'è anche la cioccolata calda, quindi conviene, no? Assorted, sì, guarda, sono 6. Ci servono dei bicchieri perché a casa non ci sono i bicchieri. Guarda questi che belli per Natale. Poi questo ci serve tantissimo, sicuramente. Qui abbiamo trovato una padella a 5,50. Che ne pensi per i pancake? Dici che si attaccano? Allora, perfetto. Eccola, l'abbiamo persa. Per la lasagna natalizia, che non faremo, però vabbè. Questi qua sono troppo carini. Guarda questi bicchieri. Questo asciugamano con il koala ci serve, amore. Ci serve molto. Sì, sì, ci serve. Guarda che carini. Anche qui ci sono altre cosette di Natale, ma il canguro natalizio. Dai, questo è troppo carino. Facciamolo vedere a Cesar, vediamo cosa ne pensa. Amore, che ne pensi? È fighissimo, vero? Da mettere in giardino, che non abbiamo. Siamo venuti al centro commerciale qui in centro perché qui c'è il supermercato dove vendono le schedine per fare il numero di telefono, perché al negozio ci hanno detto che dovevamo venire qua. Quindi siamo venuti a dare un'occhiata. Poi dobbiamo fare il conto in banca, ma senza il numero non possiamo, quindi dobbiamo fare prima il numero. Molto carino questo centro commerciale, comunque, tutto colorato, decorato per Natale. Allora, questa è la tesserina per, cioè la carta, come si chiama? La SIM, sì, che stiamo comprando. Poi abbiamo preso anche uno sciroppo d'acero. E guardate questi, sono dei formaggi, sono dei cheddar. Ma sono troppo carini, guardate questo. Per Natale, per fare magari noi il tagliere. Metti al centro questo, poi tutte le altre cosine intorno, che carino. Un po' di cosine interessanti tra le salse. C'è questa tipo della Heinz Korean Style. È vero, questa era buonissima, l'abbiamo mangiata a Brighton. Poi sempre della Heinz, questa con l'aglio. Poi hanno le salse queste del Nando's, cipotle, buona. Ora questo Japanese Style Tonkatsu, quello per la cotoletta, quella lì. Oh, c'hanno un bel po' di salse buone, eh. Questa non c'era in Messico, sì. Con questa faccia qua. Però la cosa me la ricordo. Che cos'è? Il parmesan a rieccolo. Come quindi quello che c'era in Messico, si ripresenta. Frigo, il parmigiano non in frigo. Wow, questa pasticceria. I cornetti neri. Che spettacolo. Comunque questo centro commerciale è troppo carino perché è identico ai centri commerciali giapponesi, infatti è pieno di asiatici ed è pieno anche di negozi
asiatici. C'è anche Daiso, quindi mo tra un po' ci andiamo. C'è anche la fermata della metro. E Daiso, se non mi seguite da tanti anni, è un negozio tipo... In Giappone è tutto quanto a un euro, tipo tutto a 100 yen. E c'ha di tutto. Qui non lo so se è tutto a un dollaro, forse no. Però ci andiamo lo stesso. Adesso siamo venuti al piano di sopra perché vogliamo andare a vedere il cinema com'è. Cioè, guardate questi negozietti. Troppo carino lo stile dei vestiti in generale qua. Mi piace un sacco. Sembra un po' a metà tra giapponese e metà tra tipo quelli di American Eagle che mi piacevano in Messico. Molto molto carino. Oh no, abbiamo trovato un negozio che piace a Cesar. Guardate come si chiama, Reigns, drip drip drip. E lui ogni volta che mi devo comprare una giacca, qualcosa mi dice: ma resiste alla pioggia? Uno zaino, ma resiste alla pioggia? È la cosa più importante. E questo è un negozio di tutte cose che resistono alla pioggia. Guardate questo qua. Decathlon, resiste alla pioggia. Guardate che cose carine, che negozietti carini. Mi piace che non conosco nessun negozio. E poi che c'è lì? Go somewhere with us. Ah, c'è l'acqua ovunque, sì. Questa è anche una cosa molto molto bella. E adesso il mio negozio preferito. Un negozio per tutte, con tutte cose per fare il picnic. Anche i vini hanno. Che carino. Oh, che carino, che carino. Carino tutto qua. Ogni volta che il centro commerciale sembra finito, sbam, si apre tipo un'altra area enorme. Non so se l'hanno costruito magari poco alla volta, però anche in Giappone i centri commerciali erano così, ti ricordi? Sembrava tipo piccolino e poi a un certo punto c'era tutta un'altra area lì, gigantesco. Il cinema secondo me sarà ancora più sopra, amore, tipo lì. Boh. Lì c'è un negozio dei pancake qualcosa. Alla palestra non ci interessa. Guarda queste tazze per mantenere in caldo il tè, che carine. Questi comunque sono proprio i tipici negozi giapponesi. Questo ce l'avevi una cosa simile. Sì. Guardate qua, le penne. Sembra di stare in Giappone qua. Questo è proprio il tipo di negozio che c'è in Giappone che mi piacevano un sacco. Cioè, guardate, all'interno di questo centro commerciale hanno conservato questa vecchia costruzione che è fatta anche da questa torre, che adesso c'ha la pubblicità di Avatar, però è una torre di mattoncini rossi, così come questo palazzo sotto antico. Lì c'è scritto 1932, quindi diciamo c'ha circa 90 anni. Bello, eh? Però è carino che hanno costruito tutta questa struttura, così vedete, intorno al vecchio palazzo. E poi guardate quanti piani è, cioè è enorme. E sotto sotto nel piano, diciamo, interrato c'è la metro. Guardate che carino, lì c'è il negozio della Lego con il c'è treno Lego Store che arriva a San Kilda Beach. E poi sotto c'è l'albero di Natale pure fatto con il Lego. È vero. Comunque carino. Qui siamo riusciti finalmente ad arrivare al cinema, questo è l'ingresso. I biglietti praticamente si acquistano in delle macchinette sotto. Qua sotto. Però volevo io vedere in realtà... che popcorn c'erano, che se c'era qualcosa di particolare, come in Messico, ma ci sono popcorn normali e basta. Ok. E il biglietto costa 24 dollari. Alla faccia. Quindi mi sa che il nostro cinemino settimanale qua diventerà, boh, trimestrale. E alla fine, ragazzi, eccolo Daiso. Daiso! Daiso, Daiso. Compriamo tutto. Vabbè, è un cinese, diciamo, un casalinghi. Però qua non è 1000 yen, i prezzi, ogni cosa c'è un prezzo diverso, no, quindi. Mi piace. Una delle cose più carine di Daiso è il reparto della cucina, dove ci sono tutte queste cosette per fare le bento boxes. Guardate che carini, anche tipo questi per tagliare le varie forme, le faccette, tutto. Quando siamo andati in Giappone abbiamo comprato un po' di cose, ce l'abbiamo a casa. Guardate questo, per mettere tipo le salsine. Troppo carini. Poi la cosa bella di Daiso è che ci sono anche un sacco di biscottini e cosine buone giapponesi da mangiare. Tipo un sacco di roba al tè verde. Tipo questi biscottini. Qual è il prezzo? 3 dollari? No. Non dice. Yeah! Abbiamo comprato 2 bicchieri perché non ce l'abbiamo. Abbiamo solo le tazze. E bere l'acqua nella tazza mi dà fastidio.
Ciao Daiso, molto carino. Comunque, carino che c'è, però non è bello come quelli del Giappone, dai. Cioè, non è così fornito, però comunque è carino, dai. Allora, ieri la ragazza con cui siamo usciti, Giulia, tra l'altro che volevamo ringraziare perché ci ha dato un sacco di consigli utilissimi, ci ha detto che qui la gente fa la fila per vedere le vetrine della Disney, perché a Natale ci sono delle animazioni molto carine, però si vedono pure da qua, quindi non ho capito bene perché stanno lì tutti ammucchiati, però vabbè. Effettivamente sono molto belle. Allora, noi siamo andati a casa, ci siamo fatti una bella pasta col tonno che ci mancava tanto. Prima siamo andati al supermercato, abbiamo fatto un po' di spesina e adesso siamo usciti a fare un giretto notturno perché dalla sera in cui siamo arrivati stanchi morti non eravamo più usciti di notte perché alle 6 ci veniva sempre sonno. Oggi è il primo giorno che il jet lag sembra essere andato via definitivamente. Quindi siamo venuti a vedere la stazione. Qui non eravamo ancora venuti, vero amore? Che questo è il capolinea del nostro tram. Ok, sì. Quindi carino. Così vediamo anche un po' la città illuminata di notte. Questa invece è l'altra stazione dove eravamo già venuti. Ah, vabbè, un altro ingresso, ok. E anche di qua tutto illuminato. Guardate quel palazzo. Hai visto che bello? Wow! Che bello questo qui di notte! Questo freschetto che c'è adesso sa di Natale. Sì, sa di Natale, dai. Ma lì c'è la Torre Eiffel. Ah, tutta illuminata, sa, wow. Sa di Parigi. Sa di Parigi. Noi siamo scesi qui nel lungo fiume a fare una passeggiata Yara. Romantica. Yarra, con la Y. Ok. Molto bello qui. E lì c'è il ponte, quello là di ieri, Merry Christmas. Sì, io ormai quello l'ho battezzato il ponte Merry Christmas 1 e quell'altro il ponte Merry Christmas 2. Che spettacolo qui. Questo è il Babbo Natale con i delfini di ieri. Wow. Merry Christmas numero 2. Qui c'è un ragazzo che sta cantando secondo lui. Sì, secondo lui. Solo ci sono vari palchi. Vabbè, lui non sta nel palco, il palco adesso è chiuso. Ah no, è acceso. Ci sono vari palchi qui in centro dove i cantanti si mettono a cantare. Guardate anche il municipio, che bello. Tutto illuminato. 13 days until Christmas. Ah, che bello, c'è il countdown. Questo anche di giorno è stupendo. Però adesso illuminato è ancora più bello. Bellissimo. Guarda le colonne. Girano i candy cane. I candy cane, sì. Questa è la strada, quella lì dei negozi. Guardate che bella, tutta illuminata. Wow. Che bello, poi non c'è nessuno. Oh, cambia colore, guarda. Possiamo camminare pure in mezzo alla strada. Non c'è nessuno, arrivo io. Bello. Buondì, buondì. Stamattina ci riproviamo, abbiamo comprato una padella ieri, avete visto, quindi i pancake stanno venendo bene, ma c'è qualche altra cosa che è andata storta. Avevamo poco latte e Cesar l'ha buttato tutto per terra. Mamma. Mannaggia Teo. No dai, ieri avevamo comprato un altro latte, quindi al massimo puoi aprire quello nuovo. Buongiorno. I migliori 5 dollari spesi della nostra vita sta padellina, eh. 5 dollari e 50. Per poter utilizzare il preparato per pancake pagato un euro. Sì, anzi, un dollaro. Un dollaro. Dai, ci siamo, una buona colazione, dai. Già ci hanno chiesto pancake, sì, quindi... gli altri ragazzi. Quindi vabbè, chi mangia, dove mangiano due, mangiano tre, dai. Comunque vi faccio vedere le padelle di questo posto. Non sono bruttissime, però si attacca tutto. Vabbè, ho fatto anche un bel cappuccino, anzi due. Buona colazione. Qualche giorno prima di partire avevo ordinato questi gioiellini da Hey Happiness e per fortuna mi sono arrivati esattamente la mattina in cui stavamo partendo. Stavamo già nella macchina della mamma di Cesar che ci ha accompagnato all'aeroporto. Ho guardato nella cassetta delle lettere e l'avevano appena lasciato quella mattina, quindi che fortuna che ho avuto.
E mi hanno anche dato un codice sconto per voi che vi lascio giù nell'info box, magari anche scritto qui. E guardate che amore, ho preso questo set, diciamo, di collanina con i fiorellini e gli orecchini, troppo carini, mi piacciono tantissimo. E poi anche questa collanina con scritto love, super carina anche lei. Avevano tutte e due la scatola, però ne ho portata soltanto una per comodità, appunto, l'altra l'ho lasciata a Roma. Però sono molto molto carini, sono arrivati veramente in pochissimi giorni, quindi ve li consiglio. Avevo già collaborato con loro qualche anno fa e i gioiellini mi sono insomma durati, ancora non si sono rovinati, sono un'ottima qualità prezzo, quindi ve li consiglio magari anche come regalino di Natale se dovete fare dei regalini, perché non costano tantissimo, però sono molto molto carini, fanno anche una bella figura nella scatolina così. Quindi niente, vi lascio il link e il codice sconto nell'info box. Buondì Gemmine, oggi che giorno è, amore? Giorno speciale. Martedì. Giorno speciale. Martedì 13 dicembre. Mi sono appena fatta la doccia e adesso mi lavo. Ci hanno appena chiamato dalla reception che è arrivato il mio pacco di Shein, mensile, che quando ho detto che dovevo spostarmi in Australia non ero sicura che me l'avessero mandato, e invece me l'hanno mandato senza dire niente, quindi tra l'altro è arrivato anche, cioè, la consegna come i tempi italiani, sì, anche giorni. Di meno forse, quindi adesso ho le forbicine così lo posso aprire, che bello. Così abbiamo dei vestiti nuovi, ho preso qualcosa anche per Cesar. Vedete? Ecco perché ho portato pochi vestiti. Okay, ho fatto bene, dai. Oggi piove, però dopo sì. Abbiamo, cioè, se riusciamo a farlo, vi portiamo nel punto panoramico sopra l'hotel. Sì, che abbiamo appena scoperto. Sì, che stupidi. Siamo arrivati tipo 5 giorni fa e solo oggi l'abbiamo scoperto. Quante cose! Wow! E sa che questa maglietta per te no. Vediamo se hanno mandato le cose per Cesar. Guarda che belli. Sì, da Shiglam. Che cosa sono queste? Ah, queste mi sa che sono per te, forse. E le tue magliette? Forse questa è una maglietta tua. Ah, guardate, ho ordinato questa perché l'avevo vista, tipo della marca Revlon, mi pare, e quindi la volevo, ma non è andata in saldo con il Black Friday, e quindi l'ho trovata su Shein, molto simile, ovviamente un'altra marca, e ho provato a prenderla così mi posso asciugare il ciuffo, così, perché in questi giorni ho sempre portato i capelli legati, perché con la spazzola normale non riesco a pettinarmeli bene, quindi top, mi sono pure appena lavata i capelli, quindi adesso posso usarla subito. Allora ragazzi, buonasera, non so manco se abbiamo salutato, che è successo oggi, non lo so. Comunque, allora vi faccio vedere. No, oggi abbiamo fatto sono... vedere il pacco Shein. Sì, sono le 5:47. Ho già messo il primo outfit. Wow. Mi piace? Questo vestitino qua, molto solo bello. Solo che c'è un sacco di vento e ho tutti i capelli in casa. C'hai lo scaldagolo strategico per il mal di gola. Comunque, vediamo, la voce sta tornando poco, sta piano tornando. Piano. Comunque, adesso siamo in un parco abbastanza vicino al nostro ostello, diciamo, che sta in fondo di là. E siamo in direzione del quartiere italiano, Carlton, una cosa così. Sì. Comunque, allora, qua c'è una fontanella, è carina. C'era un bel sole prima, ma ormai è andato via. Faccio solo la e sta lì dietro a quella nuvola. Però devo anche dire che fino a pochi minuti fa pioveva, sì. E quindi Melbourne è fatta così, cioè dicono 4 stagioni in un giorno, è completamente vero, è estate praticamente, Francesca è così, io sono cos'ha, cioè guardate, sembra che sto in montagna, non lo so, comunque è col sole, comunque c'ho sto ciuffo pazzo in questi giorni, sto provando a fare una pettinatura diversa, comunque la piazza che ho praticamente davanti a me si dovrebbe chiamare Piazza Italia, quegli alberi lì in fondo, quindi adesso andiamo a Piazza Italia e visitiamo sto quartiere italiano, vediamo com'è, molto bello tutto quanto qua.
Comunque abbiamo appena incontrato Giulia. Di nuovo, sì. Poi stiamo rompendo le scatole tutti i giorni. Sì. Ci sta aiutando un sacco, quindi è davvero la ragazza quella un che angelo. Ci segue, che vi avevo detto. Che vive qua a Melbourne, beata lei. E, molto carina, grazie Giulia. Ringraziamento pubblico. Grazie. Guardate che spettacolo! Qui c'è un albero di Natale tutto colorato e qua c'è il pattinaggio che non è sul ghiaccio, è sulle rotelle. Perché ovviamente fa forse un po' troppo caldo per il ghiaccio, o farà caldo, però è molto carino. Sembra un po' una cosa natalizia, ecco, Cesar va lì a fare le foto dei fiori, dove sta andando? Sì. E comunque questo è ufficialmente un bel vlogmas perché stiamo vedendo un sacco di cose natalizie in questi giorni. Questa è Piazza Italia. Questa è Piazza Italia. E no, non l'ho detto. E qui c'è Merry Christmas Melbourne con appunto il pattinaggio non sul ghiaccio perché qua è estate, anche se fa freddo. Però non ci capiscono niente qua secondo me con questo clima. Questa secondo loro sarebbe tipo la strada italiana e sapete che un po' ci sta, mi ricorda tanto Viale Europa all'Eur, vero? Un pochino. Però ci sono queste casette troppo basse che non è che... Oh, che carino lì! Non è che in Italia ci sono proprio queste casette così basse. Sì. No, però ci sono vari anche ristorantini italiani qua. Caffè notturno, cavallino, un sacco di posticini italiani. Ma ci facciamo un giretto e vediamo che c'è. Comunque ci sono un sacco di cartelli... di ricerca personale. Sì, è vero, ci hanno detto tutti che qui trovare lavoro è facilissimo, soprattutto ecco tipo se sei italiano vai a chiedere il ristorante italiano e ti prendono. Così ci hanno detto. Comunque ci sono diversi cartelli. Sì, quello sì. Che poi abbiamo visto e tanti di voi ce l'hanno anche consigliato che qui vicino c'è anche un supermercato italiano che però è già chiuso perché oggi è troppo tardi, però magari poi un altro giorno se vi interessa facciamo ci andiamo così siete curiosi di sapere cosa vendono e soprattutto quanto costa perché io ho visto un po' su Google Maps e ci sono certi prezzi tipo la pasta a 4 euro. Quindi magari è divertente, una volta ci veniamo. Abbiamo trovato questa pasticceria che ci aveva consigliato una di voi. Guardate questo tronchetto al biscoff, che buono. Guarda, che carino, che bello quello al pistacchio, guarda. Questi natalizi sono molto carini, guarda questi tronchetti, molto belli. Ma che carino questo albero di Natale che sarebbe la pasticceria. Wow, carino. E siamo arrivati in un altro supermercato che penso che è uno degli ultimi che ci mancano da visitare. Così ci facciamo un giretto, vediamo un po' che cosa c'è e così sappiamo poi dove andare a comprare cose. Esatto, confrontiamo i prezzi e vediamo un po'. Beh, comunque abbiamo capito che Aldi è il più economico in generale. È il nostro migliore amico. Poi se vuoi una cosa un po' più particolare, un po' più allora vieni in questo qui... Oppure se quell'altro. Sono ragazzi in cerca di avventure e vedete le carote presentate in questo modo, andate via. Vuol dire che sono costose. Sì, esatto. Ma guardate le patate quanto sono costose. E poi le mettono anche tipo così, una in ogni buchetto, come in Giappone con la frutta quella costosa, tipo le pesche così. Boh, ok. Assolutamente questo supermercato direi che è costosissimo. Guardate il jalapeno. $28 al chilo, questo peperoncino è $39 al chilo, madonna mia, troppo. Grana padano, $50 al chilo. Buono. Buono, vabbè, buonissimo. €50 al chilo il parmigiano, no, costa tipo forse 20 più o meno. Che questo è grana però. Ah, allora il grana di solito costa tipo, ne sa, 13 al chilo. Più o meno, mi pare. Però ci sta, perché l'importazione è tutti i costi, sì. È normale. Questo pezzetto costa 11,88. Questo 9,70. Questo vabbè, per dire, dai. Pensiamo ai prodotti locali, ragazzi. Sì. Noi in Italia ce l'abbiamo. Qua mangiamo le paie australiane, allora, sì, dai. Sì, no, c'è il latte al sapore di peppermint.
e anche alla nocciola, al caramello. Questo che cos'è? Golden, boh, fragola. Abbiamo trovato questa Nutella tipo falsa, però è made in Italy, quindi voi la conoscete, magari in qualche paese italiano la fanno. Vediamo, fateci dove. Sapere dove la fanno. Faccio vedere un po' di creme spalmabili, cose varie. Buone, quanti burri d'arachide. Ah, poi questa ci avete detto tutti che è orribile. Ma io mi sa che l'ho già assaggiata, amore, in Inghilterra tantissimi anni fa. Mi ricordo che non era per niente buona. Quindi non so se la voglio assaggiare. Quello che però mi attira è che qui ci sono quelle pizza, nachos. Cioè, che vuol dire? Perché? Bolognese. Cioè, no, questi cereali sono molto particolari, stavamo vedendo. Tipo dei cubetti. Qualcuno l'ha mai assaggiato? Fateci sapere. Questo mi attira. Sembra buono effettivamente. Qui hanno delle creme pronte al gusto di gingerbread e salted caramel al Baileys. Buono. Poi stavamo vedendo questo, che cos'è secondo voi? Pudding alle prugne. E qua c'è anche l'eggnog, che è buonissimo, tipo una bevanda. Questo l'ho già assaggiato. Una bevanda alcolica buonissima, tipo di latte, buona, con l'uovo. No, guardate che cosa ho trovato! I gelatini, quelli là asiatici a forma di pesciolino, con la crema di fagioli rossi. E poi questi che sono al bubble tea, che avevamo mangiato a Roma una volta. E poi ci sono i mochi pure col gelato, che buoni! Buone, io voglio assaggiare una di queste. Noi comunque abbiamo preso i fagioli. Mangia fagioli. Un'altra cosa che ci ha colpito tanto è che, oltre ovviamente al contrasto tra grattacieli e casette di mattoni così basse, ci sono anche questi bagni pubblici così sul marciapiedi. Sono fatti in questo modo, guardate. Così. C'è una puzza che vabbè. Però sono strani. Mo esco. Mamma mia. Sono strani e sono carini perché sono tipo storici. Sono tipo in ghisa. E stanno così sul marciapiede. Quindi se uno vuole fare pipì, li può utilizzare. Puzzava un sacco. Sì, si sente pure da fuori, infatti. Ah, guarda. Non so come ti andava di entrare lì. Siamo rientrati alla base, ragazzi. Abbiamo cucinato 3 quesadillas, del petto di pollo, dei fagioli, pomodori e cipolla. Noi non possiamo vivere senza i fagioli. Sì. Buon appetito e mettiamo un po' di salsa a tappatio. Bella giornata, direte voi. Eppure siamo sotto l'ombrello. Appena iniziato, sembrava fortissimo, tutto insieme. Sì, tutto insieme. Quindi Melbourne è così. Melbourne è... Cioè, stai al calduccio, al sole, improvvisamente. Mi stavo bruciando, mi sono appena messa 5 minuti fa la protezione sulla fronte solare e è uscita la pioggia. Comunque, questa è zona nostra, ci piace un sacco qui. Siamo a North Melbourne. Oggi siamo andati a fare il conto in banca. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Quindi ormai abbiamo codice fiscale australiano, conto in banca australiano e numero di telefono australiano. Ok. Ci manca soltanto la tessera sanitaria, che dobbiamo fare già con tutte queste cose. Ci serviva l'account in banca per farla, quindi adesso siamo pronti. Io comunque sto bagnando. Non ti bagnare. Allora, Gemmine, prima Cesare ha iniziato tipo la giornata facendovi vedere che eravamo andati in banca, ma non ha detto buongiorno. Come al solito. Quindi buongiorno. Oggi è mercoledì e adesso siamo tornati a casa a mangiare. Abbiamo fatto la pasta col tonno di nuovo perché avevamo la scatoletta di tonno aperta e adesso siamo che è? Strano, bello il matatoio. Ok, adesso stiamo andando appunto a visitare un appartamento e vediamo com'è. Speriamo bene. Sta molto molto vicino a dove stiamo dormendo adesso, quindi questa zona ci piace molto, molto carina. E poi anche vicinissimo al centro ci sono i tram gratis, perché sì, è appunto centrale. Sì, vediamo se riesco a fare qualche ripresa tipo a sgamo, non so se si può, ci provo, vediamo com'è. Ci mancherà questo panorama. Oh, oggi abbiamo visto la casa, era molto carina. Non siamo riusciti a fare nessuna ripresa. Comunque, lì che ci fa quel coso, quello strofinaccio lì?
l'ha usato per pulire. Ok. Che stavo dicendo? Sì, la casa era molto carina. E abbiamo mandato i documenti, le cose, vediamo se, cioè, va a buon fine. Riusciamo a, vediamo, a prenderla, sì. Speriamo di sì. Ci hanno chiesto una marea di documenti. Sì, ci hanno chiesto un sacco, vabbè, di cose, il conto in banca, eccetera. E niente, quindi abbiamo appena finito di editare questo vlog, vi volevamo salutare e mandare un bacione perché ci siamo resi conto che dura un sacco. Vi mandiamo appunto un bacione enorme. Speriamo che questo primo video dall'Australia vi sia piaciuto. Sì, siamo sempre felicissimi che ci tenete compagnia. Se avete dei dubbi particolari, lasciate qua nei commenti, sì, cioè delle domande, così nel prossimo video proviamo a rispondere a tutte le domande. Esatto. Quindi consigli, sì, tutto quanto. Speriamo che vi sia piaciuto e lasciate qua sotto un commento cosa ne pensate. Esatto. E ci vediamo nel prossimo video. Un bacione. Ciao.